pubblico. Così. Mamma mia. Ma non sanno che tu sei un bugiardo patentato? Ma di no, la verità. Ma no, è il film, è l'agenzia dei bugiardi, giuro. Io sono proprio negato, te lo giuro. A dire bugie? Perché io un po' le sgamo. Se uno dice le balle, io le sgamo, no? Inizio a vedere che balbetti. Abbiamo problemi di microfono oggi. Scusaci. No, vabbè. Questo va bene? Si sente? Lo sentiamo, lo sentite? Sì. Lo sentiamo. Perfetto. Sì. Dico, io le bugie le sgamo, per questo non le racconto. Perché subito vedo se balbetti, se ti tocchi un orecchio, ti mettono davanti alla bocca, capito? Quindi penso, quando dico una bugia, gli altri subito lo capiscono, quindi non sono capace. L'unica cosa che riesco a fare è omettere. Quello è un po' più facile. Perché l'omissione non è una bugia? È un po' una bugia, però hai capito, passi direttamente all'argomento successivo, quindi insomma, è un po' è una mezza più facile. Verità. È una mezza verità. Allora ti mettiamo subito alla prova, che dici? Vai. Incontri una tua ex, molto avvenente, perché noi immaginiamo che tu abbia ex solo molto avvenenti, così a caso, e prendete insieme un caffè. Sì. Qualcuno lo riferisce alla tua compagna, che tra l'altro è bellissima. È bellissima, una delle Miss Italia più belle di sempre, lascia grazie, che te lo dica, sì. Quindi non andare mai a prendere un caffè con una tua ex molto avvenente, che poi però la tua compagna ti chiede spiegazioni, ti dice ma perché? E tu che rispondi? Ma io sono andato a prendere il caffè, non glielo dico, cioè glielo dico, dico guarda sono andato a prendere un caffè. Tu vai a prendere un caffè con la tua ex, molto bella. Le dico la verità. E non glielo dice la tua compagna, però la tua, okay, la tua già mi stai mettendo in una condizione di bugiardo. Come ti difendi? Ma lei da chi lo viene a sapere? Scusami, Francesco, fatta. Sei tu che glielo dici, non ho capito. Che stai facendo lo sbaglio. Fai fatti tuoi, capito? Non ho capito, cioè. Ok. Poi un caffè è un caffè, voglio dire. Sul set, in trasferta, per un problema con l'albergo, ti tocca dormire con una bellissima protagonista del film che stai per girare. Sì. Cosa racconti la mattina dopo alla tua compagna? La verità è che ho lavorato. Cioè, è una scena, dici, ho dovuto girare una scena? Sul set? No. Questo mi hai detto, non mi hai detto questo? Mi vuoi intortare, tu mi vuoi intortare. No, perché? Ripeti, scusa. Tu devi dormire con una bellissima donna, protagonista tra l'altro del film che stai girando. Devo dormire per lavoro? No, perché finiscono le camere dell'albergo e siete costretti a dormire insieme. Ah, in letti separati, logicamente. Dormiresti per terra? Per terra, è chiaro, ma in albergo pure al corridoio, no? Tu sei troppo... Ma infatti... Allora, aspetta, l'ultima domanda, le sto scegliendo. Esce sui giornali una foto birichina in cui ti baci con un'altra. Cosa inventi? Come? Che è la verità, che è una foto di set, no? Che è la verità? Che è una foto di set. No, chi ha detto di set? Ma per forza è quello. Esce sui giornali guarda, una foto in cui ti baci con un'altra. Che ti inventi? Ti dico che è una foto del set, te lo sto dicendo. Non c'è niente da inventare, è lavoro. Capito? Questo lavoro ti costringe. Io non le so dire le bugie. No, infatti, si vede. Allora facciamo una cosa più semplice. Diciamo la verità. Aiutaci a completare dei titoli di giornale che abbiamo preparato per te. Giampaolo Morelli, 2 punti. Non ho mai detto alla mia compagna che... Oddio. Ecco, vedi, inizia a toccare. Ma perché mi... tante cose non ho detto, ma più, sai, sono più le cose belle che alcune volte non dici. Non dici, perché è così bello condividere. Sì, però sai, magari alcune volte presi dalla frenesia del quotidiano, presi no, dai bambini, prepari i bambini, la scuola, le cose, c'è sempre poco tempo anche per farsi complimenti. Quindi abbiamo pochi momenti per farci complimenti, quindi poi alcune volte capita che glielo dico, però è il mio centro, diresti. È il mio centro, è, ruota tutto intorno a lei, e questa è la verità. Sappiamo, Giampaolo Morelli, andiamo avanti, confesso che quando sono a casa da solo, che fai? Ti cucini un uovo la coque? No, oddio, quando sono a casa da solo, ma quando sono a casa da solo? Quando sono a casa da solo? Ma magari fossi a casa da solo, ho un po' di privacy, un po' di libertà. Che faresti? Se fossi a casa da solo, sì. Ma volessi guardare, che ne so, un bel film. È una vita che non mi guardo un bel film. Manco leggere un libro. No, i miei li vedo assolutamente, però rilassarmi un po', leggere un libro. Da quanto tempo non leggo un libro?
Troppo. Da quanto tempo non leggi un libro? Ma è parecchio, è parecchio. Guarda, saranno almeno, provo un po' di vergogna, ma almeno un anno e mezzo, due che non leggo un libro intero. Vabbè, due bambini piccoli, ti giustifichiamo. Però vedo tanta Rai Yo-Yo. So tutto di Rai Yo-Yo. Tutto. Andiamo avanti. Gianpaolo Morelli, l'ultima volta che ho provato a rimettermi in forma ho avuto mal di schiena, ma per parecchio tempo. Basta questo mettersi in foce, cioè, a meno che proprio non è inevitabile per un film. Ma che dobbiamo fare? Cioè, ormai non va nemmeno più di moda, mo si porta la panza, guarda, vedi? Un po' di panza. La panza da. No? La panza è rassicurante. Sì, è rassicurante, fa più uomo. Sì. Dai. Gianpaolo Morelli, al mattino appena mi alzo. Devo. Che fai? A colazione. A base di. Caffè macchiato e il ciambellone che prepara Sandra, che è la nostra tata, e ce lo mangiamo tutti. Tutti insieme fate colazione? Tutti insieme, che bello, io, momento. Sandra, Gloria, Gianmarco e Pier. È il momento più bello della giornata. È il momento più bello. Oddio, io in realtà avrei bisogno di un po' più di tempo per carburare, però un po' così, rintronato, vado pure io con loro a fare colazione. L'ultima frase da completare. Con una donna mai... Oddio, con una donna mai. Mai una donna... Guarda, se siamo a un primo appuntamento, mai, contrariamente a quello che uno può pensare, mai andare a cena. Perché ti potresti annoiare, no? A un primo appuntamento, solitamente uno invita sempre a cena, invece no, mai andare a cena con una donna al primo appuntamento. Ci piace questa risposta. Una cosa più breve. Originale. Un aperitivo, un caffè. Ah, sì. La vedo impegnativa sta cosa della cena, invece gli uomini sbagliano, invitano a cena molte volte. Può essere noioso, no? Mortale, te lo fanno, io direi mortale. Te lo fanno sempre, è vero? No, che sempre? Ah. Io figurati, vado a vedere delle cose meravigliose al primo appuntamento. Vediamo una clip del film. Va, vediamo, che è l'agenzia dei bugiardi. Sono per l'anniversario del mio matrimonio e io non so che cosa fare. Dica all'amante la verità. Non posso, gli ho già detto che ero vedovo. Il primo dogma di alibi dice mai mentire a tutte e due. Se si mente a una sola, c'è il 27% di possibilità di essere scoperti. Se si mente a tutte e due, si passa al 54%. Senta, lei sul suo telefono, com'è che ha segnato il nome della sua amante? Non ho capito, mi scusi? Patatina. È pazzo? Ma perché fate da soli? Ma lei lo sa che il 37% dei tradimenti vengono scoperti proprio così? Lei già mi era al 54, in questo modo mi balda al 91. È spacciato praticamente. Allora, faccia una cosa, prenda il telefono e cambi subito, mi scusi. Sì, prenda il telefono. Certo. Allora, scriva nome, numero. Come cognome scrive sconosciuto, così quando la sua amante chiama appare numero sconosciuto. Ma lei è un genio. Sono semplicemente un professionista. Questi sono i trucchetti che si possono imparare andando a guardare l'agenzia dei bugiardi al cinema. Ma sono anche i trucchetti che le donne possono imparare per sgamare gli uomini. Quindi è utile a tutti e due. Sì. Hai mai applicato i consigli che tu dai in questo film? Ma io le bugie clienti? Non le so dire. Guarda, si vede, sei bravissimo. Vero? A non dire proprio niente che possa far pensare che tu sia in difficoltà. Brava. L'agenzia dei bugiardi, Gianpaolo Morelli con Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Alessandra Mastronardi, vi aspetta al cinema, andate al cinema che il cinema fa bene. Grazie Gianpaolo. Grazie a te, grazie a tutti, grazie, andate al cinema.